Tante sono le persone che cercano su internet come andare ad allenare gli addominali bassi. Diciamo che l'addominale funziona come un unico muscolo, però è vero che ci sono esercizi che vi fanno sentire maggiormente il lavoro sulla parte inferiore. Però l'addominale lavora sempre insieme. Vediamo questi esercizi che vi fanno andare ad avvertire maggiormente lo sforzo inferiore. Il primo esercizio che viene consigliato generalmente ai principianti è il famoso crunch inverso, dove andiamo a eseguirlo su una superficie piana, come può essere una panchetta oppure un pavimento. Vi distendete, bloccate le mani o dietro la nuca o lungo il corpo, gambe a squadra, e da questa posizione andiamo a portare le ginocchia all'indietro, andando a sollevare leggermente il bacino dalla panchetta. In questo modo andremo ad allenare gli addominali e, come detto prima, lavorano tutto l'addominale lavora. Però a fine allenamento, per via del movimento e del punto di origine, di inserzione, della parte che si muove, della parte che sta ferma, sentirete maggiormente l'affaticamento sulla zona bassa. Però ricordatevi sempre che tutto l'addominale lavora sempre. Quando diventate più bravi, potete spostarvi su una panca inclinata e da qua potete andare ad eseguire l'esercizio di prima, quindi gamba a squadra, ed è qua sollevate leggermente il bacino e ritornate in basso. Da questa posizione di nuovo tutto l'addominale lavora e si contrae. Semplice, provate a toccare e vi accorgerete che sia la parte alta sia la parte bassa durante il movimento vengono interessate. Diventate ancora più bravi, potete andare ad eseguire il crunch inverso su una spalliera e quindi l'esercizio verrà in questo modo. Vi appendete, afferrate una spalliera, portate nuovamente le gambe a squadra e da questa posizione portate in alto le ginocchia staccando il bacino. Questi tre esercizi, versione semplice, versione un po' più difficile e versione avanzata, sono perfetti per allenare non gli addominali bassi, ma tutto l'addome. Buon allenamento.